Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Dopo averlo provato davvero a fondo e averne scoperto pregi e difetti, oggi sono pronto a parlarvi nel dettaglio del nuovo Xiaomi Mi 5X. Se avete voglia, mettetevi comodi e venite a scoprirlo insieme a me. Originale e nemmeno ricercato visto le somiglianze con altri smartphone, ma è ben costruito come tutti gli Xiaomi di medio gamma. Il corpo è completamente in alluminio, le antenne sono nascoste nelle due estremità che quasi non si vedono, nessun cedimento o scricchiolio e i tasti sono ben posizionati e stabili, non ballano, insomma a livello costruttivo è tutto ok. In mano sta bene grazie ai soli 7,3 mm di spessore e grazie al profilo curvo che forma un minimo di gradino prima del vetro si ha un leggero grip, ma resta comunque un dispositivo piuttosto scivoloso, ecco perché in confezione il multistore Zaza ha aggiunto un vetro temprato e anche una cover per fare in modo che non glielo restituisca completamente distrutto. Sono diverse le colorazioni disponibili, noi abbiamo scelto la più bella, quella completamente black, stilosa ed elegante, è davvero ben trattata anche la verniciatura, in quanto non si riempie di ditate come succede con altri device. Come già anticipato, i soli 7,3 mm di spessore lo rendono abbastanza pratico in mano, ma di certo non si può dire che un campione di cornici, in quanto sotto e sopra sono piuttosto ampie, dove nella parte bassa vengono accolti i tasti Android retroilluminati ma che non si possono switchare, mentre nella parte superiore troviamo tutti i sensori del caso, capsula di sistema e un piccolo LED di notifica bianco. Il display è un'unità da 5,5 pollici, Full HD IPS di buona qualità, ha una buona riproduzione di colori, si vede bene sotto la luce diretta del sole e risponde perfettamente al tocco. Grazie al software potremo anche decidere di come tarare le varie colorazioni, i gradi di temperatura e anche un buon trattamento anti-impronta, ma vi segnalo l'impossibilità di poterlo usare con gli occhiali polarizzati, diventa completamente nero. L'azienda sceglie di posizionare nella back cover il sensore per lo sblocco, che funziona 10 volte su 10, probabilmente non è tra i più veloci provati fino ad oggi, ma non ho nulla da dire, parliamo sempre di un medio gamma. Abbiamo le solite possibilità di bloccare alcune app sotto impronta, invece quello che mi scoccia un po' è che non abbiano posizionato qui, nella parte frontale, lo stesso sensore. In effetti lo spazio c'era e sarebbe stato molto più comodo, ma tant'è. Le novità di questo MIUI 9 non sono tantissime ed eventualmente farò un video a parte per portarvene quando ci sarà qualcosa di definitivo. Sicuramente ho apprezzato molto la possibilità di utilizzare il doppio schermo, resta lo spazio secondario, i temi, cambia qualche icona, con uno swipe possiamo abbassare la tendina delle notifiche, mentre con uno swipe opposto apriamo la ricerca globale all'interno del device. Insomma, la solita e completa MIUI di sempre, migliorata e ancora più carina. A muovere il tutto con leggerezza e fluidità quasi da sembrare un top di gamma è il fantastico e conosciutissimo Snapdragon 625, affiancato da ben 4 GB di RAM e un Adreno 506 e 64 GB di memoria interna. Non credo ci sia bisogno di troppi benchmark o altro, sappiamo benissimo tutti come gira questo processore, è veloce, fluido e reattivo. Poi sarà grazie alla MIUI 9, ma l'impressione è che sia ancora più veloce del solito. Il processore è azzeccatissimo grazie ai bassi consumi, affiancato poi a una batteria da 3080 mAh, predisposta di ricarica rapida, ragazzi, mi ha permesso di arrivare ad oltre 5 ore di schermo acceso con le mie solite applicazioni di test, quindi un'autonomia piuttosto valida, considerando anche che poi lo smartphone si trova la prima release software e non potrà che migliorare, credo sia un'autonomia molto molto interessante. La vera particolarità, la differenza che troviamo su questo Mi 5X rispetto ad altri già provati fino ad oggi, sta nella fotocamera, anzi meglio dire le fotocamere. Troviamo infatti un doppio modulo fotografico da 12 megapixel, uno con apertura f2.2 mentre l'altro con apertura f2.6, che permette come su altri Xiaomi di scattare delle foto con sfocatura oppure utilizzare uno zoom 2x. Grazie alla sezione manuale possiamo decidere quale delle due lenti utilizzare, oltre ad avere tantissime impostazioni per i più smanettoni della fotografia. We'll be right back.
foto mi hanno piacevolmente convinto, con tanta luce hanno un buon dettaglio e sono sopra la media visto la fascia di prezzo. La velocità di scatto è buona come il fuoco e permette un punta e scatta molto molto valido. Le cose cambiano con poca luce, si nota più rumore e molte volte delle foto sono mosse. Lo stesso vale per la camera frontale, sufficiente durante il giorno, ma la sera ragazzi è inutilizzabile. Di buona qualità anche i video, vi lascio qui la scheda da qualche parte anche se non sono alla stessa altezza della parte fotografica, e vi ricordo ragazzi che in descrizione qui sotto troverete il link Telegram per andare a vedere tutte le fotografie scattate da questo device e da tutti quelli provati fino ad oggi, così potete giudicare al PC voi stessi la qualità di queste foto. La ricezione del dispositivo è di buon livello, mi ha permesso di telefonare un po' ovunque, ma come sempre manca la banda 20. Qualità in capsula davvero ottima, dall'altra parte ci sentono bene anche grazie ai due microfoni integrati, ed il volume è piuttosto alto e vi permetterà di poter ascoltare la vostra musica e i vostri video senza nessun problema. Lo smartphone è completo di tutto, il wifi doppia banda, il GPS veloce e preciso, il Bluetooth 4.2, manca purtroppo l'NFC, ma abbiamo l'OTG, i sensori infrarossi e la radio FM, che possiamo ascoltare con qualsiasi cuffia, in quanto qui non è sparito l'attacco jack 3.5 per le cuffiette. Arrivando alle conclusioni ragazzi, acquistandolo direttamente dal multistore del Zaza ve lo porterete a casa con circa 260€, già completamente sbloccato con la lingua italiana, l'ultima release software, per un dispositivo davvero molto interessante, in quanto al suo interno abbiamo sì uno Snapdragon 625 già visto e rivisto, ma qui abbiamo anche 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, e non sono tanti gli smartphone ad avere queste caratteristiche, oltre ad essere davvero ben costruito, avere una buona autonomia e un reparto fotografico secondo il mio punto di vista sopra la media rispetto ad altri device sempre di Xiaomi provati. Quindi è un best buy? Diciamo di sì, soprattutto se calerà ancora un po' di prezzo, credo potrà essere sicuramente uno dei migliori dispositivi da poter acquistare su questa fascia di prezzo. Come sempre ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, vi chiedo di mettere un bel like, di iscrivervi al canale e soprattutto all'interno dei miei social iscrivetevi e seguitemi, perché lì metto continuamente tutte le novità che poi proporrò qua all'interno del canale. E noi come sempre ci vediamo tra qualche giorno per un prossimo video. Ciao a tutti!